Devo dire che Amanda sei un feeling ideologico, fissata, non so, niente, capire quello. Io anni fa ho letto una ricerca che diceva che se il meridione d'Italia fosse libero da tutte le organizzazioni mafiose, avrebbe lo sviluppo uguale a quello del nord, se non superiore. Questa è la dimostrazione quanto importante sia la legalità per la nostra terra, per tutto il sud d'Italia, non solo per la Puglia. Quello di portare avanti io non vorrei che la parola legalità fosse usata e abusata adesso, devo dire, specialmente in politica se ne parla spesso, ritrovando fatti che dovrebbero essere estranei a qualsiasi forma di politica. La legalità è rispetto reale delle leggi, è quello che io ho predicato in questi 32 anni in tutte le scuole d'Italia. E spero che col tempo, come diceva Giovanni, riusciremo a cambiare la società attraverso un salto generazionale. Noi vogliamo tenere sempre il riflettore acceso sullo sviluppo, su quello che è l'occupazione, ma anche sulla legalità. E oggi mettiamo al centro la legalità come leva importante di quello che può essere lo sviluppo regionale. Sicuramente dobbiamo provare sempre, come dire, a lavorare insieme, fare rete, ma soprattutto tenere in mente quello che è lo sviluppo, inteso come soprattutto quello che può essere opportunità per giovani e donne. La legalità, la giustizia, quello che può essere, è sicuramente una leva, e quindi noi ci dobbiamo impegnare affinché si possa davvero lavorare in questo senso. Vogliamo rilanciare la necessità di una forte iniziativa sociale sindacale della CISL per sostenere crescita, sviluppo, qualità e stabilità del lavoro, contrasto a tutte le forme di lavoro nero, irregolare, caporalato, e per utilizzare al meglio le tante opportunità collegate alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dei fondi strutturali, per sostenere un cammino di crescita vera che ci aiuti ad alzare l'occupazione, a migliorare la produttività, a rafforzare la ricchezza interna. Battaglia per la crescita e lo sviluppo e battaglia per la legalità e sicurezza per noi rimangono facce della stessa medaglia, e la ragione per la quale giustamente CISL Puglia chiede alla politica, al sistema delle imprese, a ritrovarsi in un comune impegno per un grande accordo della responsabilità che concentri risorse e investimenti sulla politica industriale, sulle politiche ambientali, politiche energetiche, politiche sociali, e uno straordinario impegno sulla sanità. Noi pensiamo che il sistema sanitario regionale, anche quello nazionale, deve essere destinatario di maggiori risorse se vogliamo tagliare le liste d'attesa e se vogliamo fare un grande intervento sulla medicina territoriale e di prossimità per rispondere al desiderio, al diritto di salute dei cittadini.